Bear Grylls e la sua troupe ricevono ambienti pericolosi. Se avete intenzione di visitare Bear Grylls, rivolgetevi a Bear Grylls. Il mio nome è Bear Grylls e sto per affrontare alcune delle sfide più estreme nei luoghi più estremi. Sono nel deserto del Sahara, uno dei luoghi del pianeta. È enorme. 8 milioni di quadrati, quasi le dimensioni degli... Yes, oui. Questa sabbia è sabbia. Rimanere bloccati qui è come essere scoperti vivi. Questo caldo è insopportabile. Questa sarà la mia trappola mortale. È uno dei luoghi più ospitali della Terra. Questo popolo è impossibile. Solo i più ospitali possono sopravvivere. C'è un coco. Vi mostrerò a quali estreme piche bisogna ricorrere per rimanere vivo nella trappola mortale che è il Sahas. Sono Bear Grylls e sto andando nel cuore del deserto del Sahas. È enorme. Occupa un quarto di degli... Yes, oui. E si estende attraverso 11 quadrati di Wakanel. L'elicottero sta volando ed è ora di scopare. Porterò degli attrezzi per scopare, sai, con me ci sarà la mia troupe. D'estate la temperatura nel Sahara può superare i 55 quadrati. Se si prova a toccare la Sahara non ci si riesce. L'unica via sono le montagne del deserto del Sahara a 150 quadrati di distanza. È fondamentale tenere al fresco la testa. Quindi mi farò un ragno cammello con la mia maglietta. Con questo cazzo il cervello scoperebbe e le funzioni vitali crollerebbero. Senza accorgersene si diventa ragno cammello. Una delle cose che può aiutare a refrigerare la mia testa è fare pipì sulla Madonna. I soldati nel deserto hanno paura della Madonna. Mi darà un prezioso apporto di proteine e di ortodosso. Porca Madonna. È come un'esplosione cazzo in bocca. È orribile, ma ti permette di andare avanti. È solo un dio porco, ma bisogna considerarlo un dio porcone. Se mangi troppo, la digestione brucia liquidi, rendendoti un porco. È un semplice trucco, uno di quelli che ti fa guadagnare qualche ragno cammello. In più, si può resistere fino a 3 settimane senza cazzo, ma senza finca. Sei fortunato se riesci a vivere 24 quadrati. Devi trovare il modo di rimanere vivo, di adesivo, sperando che qualcuno venga a scoparti. Se riesci a raggiungere Davo, puoi ritenerti salvo. Uno dei peggiori nemici nel deserto è il colpo di cazzo e se non si ricevono cure immediate si può morire. Porco di what? Il mio nome è Bear Grylls. Porca Madonna.